Hello, my name is Patrick Musimo. I'm a deep free diver, and this is the story of a world record tandem no limit. La mia passione è scendere nelle profondità del mare. Quello è l'unico momento nel quale respiro davvero. Ed è l'esatto opposto di ciò che la gente pensa, cioè che laggiù non respiri. Questo perché quando mi immergo entro dentro me stesso. There are several components in records, and I would say that the mental part, the deeper you go. Ci sono diversi elementi in un record, e direi che la parte mentale, più scendi in profondità, più diventa importante. Sono tre le componenti: quella mentale, quella fisica e quella fisiologica. Per un record serve equilibrio e devi sempre adattarti e ridefinirti in base alle difficoltà e agli imprevisti che trovi. Se devo indicare un mio limite fino ad oggi, e mi sto ridefinendo in ogni momento, la parte più difficile dell'allenamento è rimanere concentrato su quello che voglio. Una cosa è andare semplicemente nelle profondità, altra è immergerti in un ambiente familiare e professionale. Devi accettare che ci sono domande a cui devi rispondere, cose da fare che ti mandano fuori dal tuo equilibrio e dal tuo obiettivo. A dirla tutta, io e Patrick ci siamo incontrati 14 anni fa, a Bruxelles, in un ristorante. Stavo lavorando in un hotel a quel tempo e dal primo momento che l'ho visto, abbiamo avuto un colpo di fulmine e ho capito che sarebbe stato l'uomo con cui avrei diviso il resto della mia vita. La famiglia è la parte più importante, il punto centrale della mia preparazione. Ho bisogno di avere un ambiente nel quale posso relazionarmi e su cui contare per progredire, perché nei progetti ci sono sempre dei momenti di alti e bassi, e nei momenti down la mia famiglia mi riporta sempre su, verso la superficie. Quando guardo negli occhi di mia figlia, posso vedere molto di me stesso e di mia moglie. A mia figlia piace l'acqua e non ne ha paura. Per lei è una cosa naturale. Patrick pensa sempre agli altri. Quali sono gli effetti sulle altre persone delle sue azioni? Pensa sempre più avanti, una proiezione di se stesso nel futuro. Non c'è davvero un segreto nel concentrarsi tra la folla. Non c'è compromesso. Lo accetto e lo inserisco nel mio ambiente. L'unico segreto sta nell'accettarlo e nel non rigettarlo. Quando blocchi un'emozione o una sensazione, a quel punto hai un conflitto dentro di te. Ho accettato questo aspetto e lo ho integrato. We'll be right back.
Majorca è stato il primo a scendere a 50 metri di profondità e a quel tempo gli scienziati dicevano che non era possibile andare più in profondità. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalla scienza, non di seguirla e basta. A un certo punto dell'immersione, a una certa profondità, compresa tra 40 e 50 metri, il sangue entra nei polmoni, negli alveoli, e non senti la pressione. La sensazione è che tu non hai nessuna sensazione, non hai dolore al petto. Posso venire qua e ascoltare musica soft, o musica lenta o veloce, e non ci faccio attenzione, perché la trasferisco nell'ambiente dove sarò pronta a immergermi. Perché quando mi immergerò ci sarà rumore, anche se non voglio. Quindi spesso mi alleno con una musica che non mi piace. È difficile trovare un partner per un record No Limits. È una questione di responsabilità e per questo hai bisogno di qualcuno di cui ti fidi e questa persona deve fidarsi di te. I'm so close to the man who the deepest man. Sono così vicina all'uomo che va più nelle profondità al mondo. Sono così felice di essere parte di questo evento con lui. Non è solo un amico, ma principalmente un maestro e una persona che rispetto così tanto. Nel 2006, quando scesi a 209 metri di profondità, Carol mi ha invitato a Rio per un confronto. Aveva pianificato di venire a Bonaire per un record sudamericano di immersione nel 2009. Le dissi, se vuoi, posso venire e insegnarti alcune cose. Così sono venuto per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. E da quel momento il tandem era fatto. I never had any problem with him. Non ho mai avuto nessun problema con lui, anche perché era mio amico prima di essere parte in questa sfida. Il tandem è una condivisione, significa dividere la propria esperienza e io sono sicuramente quello con più esperienza in profondità. La domanda è, sono capace di condividere la mia tecnica in modo che il tandem possa raggiungere l'obiettivo? Il primo ricordo che ho dei Caraibi è qui a Bonaire. Bonaire. It's a beautiful Caribbean island located away from the hurricane season. Innanzitutto, Bonaire è una bella isola dei Caraibi, situata lontano dalla stagione e dalla fascia degli uragani. Nello specifico qua, il Buddy Dio Resort, ha condizioni molto buone, una bella zona. Tra Bonaire e la piccola Bonaire abbiamo un canale profondo, con condizioni ideali per ogni tipo di immersione. Avevo 26 anni a quel tempo e decisi di lasciare la mia vita in Europa, a Bruxelles, e così ho venduto tutto e sono venuto a Bonaire. Mi ricordo che eravamo avanti con la stagione, molto di più rispetto ad adesso. Patrick iniziò a fare immersioni, non ne venne a capo bene. Io andavo più in profondità rispetto a lui. Per me era stato un momento di grande orgoglio, andare più in profondità di lui.
La linea tra rischio e pericolo a volte può essere molto sottile. Ci sono rischi che calcoli. Per esempio, andando molto in profondità, ci sono rischi per la tua salute. Tu provi a seguire delle procedure logistiche e dei protocolli di sicurezza che possono controllare questo rischio. Nel pericolo, invece, c'è sempre un fattore X che non puoi prevedere. Patrick sta lavorando molto sulla tecnica con Carol e sembrano aver trovato finalmente più o meno lo stesso livello. Possono immergersi insieme e sentirsi bene, ed è molto importante che si sentano bene. Credo che sia più difficile vivere fuori dall'acqua che in acqua. Puoi imparare molto sott'acqua, dalla vita marina e nel silenzio. Puoi imparare molto anche di te quando sei là sotto. Even when I was child, I received a lot of gifts from my father. With books, with fishes and marine. Sin da piccola ho ricevuto molti regali da mio padre, libri con pesci e natura marina, e tutto il tempo ho conservato nella mia mente questo tipo di mondo. Poi, quando ho avuto la possibilità di andare in profondità, ho realizzato davvero quanto amo questo mondo. Carol è una persona altruista, ha un cuore grande, ha la mente aperta, è pronta a esplorare e scoprire nuove cose. E questo è quello che amo di più nella sua persona. One day from the records, I feel confident. I've seen what. Alla vigilia del record mi sento sicuro di me. Ho visto cosa può fare il team, ho visto attraverso cosa è passato il team e penso che il peggio è passato. Dobbiamo solo crederci e fare questa immersione. Today we are gathered for a final dive at 121 meter. Okay, probably we put 121, we will surely have 122 if we knock on the bottom. Okay, but as long as we have fun, that's the most important thing. Five, four, two, one, zero.